Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo di quali Apple scegliere per fare retrocomputing. Apple 1. 1977, Apple 2, 1979, Apple 2 Plus, 1980, Apple 3, 1983, Apple 2E, 1984, Apple 2C, 1986, Apple 2GS, poi dal 1993 la famiglia degli Apple 2 fu abbandonata da Apple. In questo mitico periodo si ricorda il primo, l'Apple 1, che è stato battuto per vari milioni di dollari, il più venduto, che è stato l'Apple 2E, il più bello, obiettivamente l'Apple 2C, un ibrido tra un primo portatile e un computer desktop, il più potente, l'Apple 2GS, l'ultimo dei moicani, ossia l'Apple 2GS. Come potete vedere, l'Apple 2E, l'Apple 2C, l'Apple 2GS sono tre Apple 2 che non possono mancare in una collezione seria di retrocomputing. Ora però, se voi vi mettete a fare una collezione seria di retrocomputing, a meno che non abbiate le competenze, il know-how, gli strumenti per stare dietro a tutte queste macchine che saranno piene di problemi tecnici, a cominciare dagli alimentatori, poi le tastiere che probabilmente staranno per andare in pezzi, li dovrete riparare. Quindi il mio consiglio è che se non volete ritrovarvi a spendere un botto di soldi, perché queste ormai stanno diventando macchine rare, per poi avere un pugno di mosche con macchine morte e ferme, il mio consiglio è di lasciar perdere tutto. Questa mitica era Apple 2 e invece accedervi sotto forma di emulatori, ma poi di questo argomento se ne riparlerà in un'altra puntata. Quindi dal 76 al 1993 più o meno è l'epoca d'oro della famiglia degli Apple 2. 1983, Lisa. 1984, il primo Macintosh 128K. 1986, il Macintosh Plus. Poi a seguire un numero vastissimo di Macintosh su piattaforma 68.000. Serie LC, Mac Color Classic, i primi PowerBook in versione Macintosh portatili. Poi tutta una lunga serie di Macintosh aperti, sia da desktop che tower. E l'ultimo Macintosh è del 1994, il Macintosh LC630. Di tutta questa epopea Macintosh del microprocessore 68.000, della famiglia 68.000, si ricorda il primo, il Lisa, che non ebbe un grande successo perché si rompeva. Il più venduto indubbiamente sono stati i Pizza Boxes, quindi la serie LC1 con un 68.020, serie LC2 con un 68.030, la serie LC3 sempre con il 68.030 ma con il doppio di frequenza della serie LC2. Il più bello, a mio avviso, è il Macintosh Color Classic. Il primo portatile fu un PowerBook 100. Poi si ricorda il più potente, è un Macintosh Quadra 840AV con un 68.040 da 40 MHz. Poi si ricorda appunto l'ultimo dei moicani, il Macintosh LC630 con un 68LC040 da 33 MHz. Ora, di tutta questa serie ampia e profonda, che non vi sto a discutere tutti perché se vorrete potete andare a leggervi i dati tecnici nel sito di Every Mac, che trovate in descrizione del file di questo YouTube, potete scegliervi un po' quello che vi pare. Il mio consiglio è di prendere Macintosh più recenti, perché quelli più recenti indubbiamente avranno
in teoria meno problemi agli alimentatori, alle tastiere. E poi io vi suggerisco l'ultimo Macintosh, quello dei Moicani, l'LC630, proprio perché è il più recente, quindi è il meno vecchio. Di conseguenza dovrebbe essere anche quello che ha meno problemi hardware, ha già di serie il CD-ROM, ha un microprocessore 68040 LC, che però può essere facilmente sostituito mettendoci un 68040 pieno. E quindi questo è il mio consiglio. Epopea Macintosh su microprocessori PowerPC RISC. Questo periodo di tempo durò dal 1994 sino al 2006. In questo lunghissimo arco di tempo si ricorda tantissime versioni di Macintosh, tutti dotati di microprocessori RISC PowerPC. Il primo PowerPC G1 fu il Performa 6110 CD. Poi a seguire, tutta la generazione del PowerPC G1 motorizzati dal microprocessore PPC601. Poi la seconda generazione G2 PowerPC motorizzati dai microprocessori PPC603, PPC603E, PPC604 e PPC604E. Poi abbiamo la terza generazione, la G3 PowerPC, tutti motorizzati da un unico microprocessore con diversi livelli di clock, il PPC750. Poi si giunge alla generazione G4, qui abbiamo quattro tipi di microprocessori: PowerPC 7004, il PowerPC 7410, PowerPC 7450 e il PowerPC 7455. Infine l'ultima generazione, il G5, con tre microprocessori: PowerPC 970, PowerPC 970FX e il PowerPC 970MP. Tutto questo lunghissimo periodo, dal 1994 al 2006, praticamente si ricorda il primo, che fu il Performa 6110 CD, i più venduti, gli iMac G3 e gli iBook G3, il più bello, il Cube e il 20 Anniversary Macintosh, il più potente, il G5 da 2.5 GHz Dual P Quad Core, e l'ultimo dei Moicani, che è nuovamente il PowerPC G5 da 2.5 GHz Dual Processor per un totale di Quad Core. Io vi invito a dare una sbirciata in questa lunga e ampia famiglia di Macintosh PowerPC dentro il sito EveryMac, che ci potete trovare tutte le caratteristiche tecniche. Però diciamo che, sintetizzando in breve tutta questa epopea, si ricorda il primo, i più venduti, il più bello come design, il più potente e poi solitamente l'ultimo dei Moicani. Dopodiché dal 2006 le motherboard Apple ebbero a prendere i microprocessori Intel, diventando praticamente a livello hardware quasi indistinguibili dall'architettura, appunto, quella Intel. Ora, per quanto riguarda l'ultima generazione, il G5, su quale andare a collezionare, ci ho fatto un video sopra e vi invito a darci un'occhiata. Per il resto, per questa puntata abbiamo finito. Un saluto, ciao, alla prossima!